Fratelli di musica, benvenuti in questo 25esimo episodio nella mia seconda stagione della mia serie Vita da chitarrista. Siamo sempre più vicini alla fine della seconda stagione, episodio 30 sarà l'ultimo di questa stagione, col 31 partirà già la terza, e sempre più vicini al mio 27esimo compleanno, cioè il 14 novembre. Oggi vorrei iniziare col farvi una domanda. Cioè, come state in questo periodo, in questi giorni? Voi, come state? Lo so, non ho mai iniziato un video così. Vorrei iniziare a fare qualche video, non tutti, qualche video, legati anche un po' di più alle vostre impressioni, alle vostre esperienze. Quindi, perché non mi commentate qua sotto ai miei video con l'hashtag Vita da chitarrista, se volete, per dirmi le vostre esperienze, soprattutto in questi ultimi giorni. E già che ci siamo, che ho citato l'hashtag, vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina e... sì, l'ho detto prima, ma lo ripeto perché non fa mai male, commentare i miei video con i tre soliti hashtag. In realtà avrei anche una seconda domanda oggi per voi e aspetto anche di questa le vostre risposte. Quanto è importante per voi la musica? Cioè, è solo una cosa che fate quando avete, che ascoltate quando avete tempo? Così, pochi minuti al giorno? O è qualcosa di molto più importante nella vostra vita? Per quel che riguarda me, io tante volte, ogni giorno passo almeno un'ora al giorno ad ascoltare la musica, a volte anche di più, però minimo un'ora, minimo. E soprattutto, adesso che sto cercando di imparare poco alla volta, di imparare a suonare, sono già messo molto meglio rispetto a quando avevo iniziato, la sto ascoltando con molto più trasporto. Cioè, sta diventando per me ascoltare la musica un rito giornaliero sempre più frequente e che va avanti per sempre più tempo, sempre più minuti ogni giorno. Anche io inizialmente solo ogni tanto ascoltavo qualcosa così, qualche canzone, però non era come adesso. Era diverso, era meno importante per me, anche perché mi sta aiutando molto nei miei momenti di difficoltà per, come dire, abbassare i livelli di stress, ascoltare la musica, o anche suonare. Per voi invece com'è? Cioè, è solo un hobby, è molto più importante? Fatemi sapere. Quindi ancora una volta vi ricordo il commento con le risposte a queste due domande. Come state? Quanto è importante per voi la musica? I tre soliti hashtag, vita da chitarrista, liutaria e ascolta questo pezzo, il mi piace al video e l'iscrizione al canale cliccando anche sulla campanellina. Sì, lo so che avevo promesso video più corti, quindi per oggi chiudo qua il video. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. O almeno, al prossimo video, al prossimo episodio. Fratelli di musica, ciao!